Guardate quanto è bravo, ragazzi, guardate. Manu che pulisce, un casalingo modello. La prima volta. Perché stiamo pulendo? Per il semplice fatto che abbiamo aperto l'albero di Natale. Eccolo qui. Ancora, ovviamente, dobbiamo mettere tutti gli addobbi, però già abbiamo iniziato a mettere le prime cose. In realtà, forse le luci vanno alla fine, però il genio del male, ovvero Manu, ha deciso di piazzarle prima. Abbiamo io, Alessio, tu non c'eri, sei appena arrivato. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono a casa dei miei cuginetti e, come promesso qualche video fa, faremo l'albero di Natale. E ne stiamo approfittando, visto che Noemi, bella tranquilla, perché se viene Noemi l'albero non lo faremo praticamente mai. Noemi sarebbe in grado di distruggere l'albero in un solo secondo. E certo, hai ragione, infatti dobbiamo approfittare ed è per questo che faremo l'albero di Natale più veloce della storia. Sei pronto? Io sono nato pronto. E allora forza, prendi gli addobbi. Subito. Avevamo chiesto ad Alessio di prendere gli addobbi di Natale. Complimenti. Si è rotto la scatola. Non è colpa mia. Si è distrutto da solo. Da solo? Guarda che c'è qua. Guarda che cosa hai combinato. Guarda. Ha distrutto il fondo dello scatolo che ospitava tutti gli addobbi. E adesso come facciamo noi, eh? Che già c'era troppo disordine. Non ha importanza. Li raccogliamo da terra e li mettiamo nell'albero. Quindi dici tu, anziché raccogliere direttamente dallo scatolo, li prendiamo da qui, li scegliamo a caso e li piazziamo direttamente nell'albero? Sì. Ok, va bene. L'importante però è non schiacciare, perché se schiacci una pallina di questa si distrugge in mille pezzi. Quindi fate attenzione, eh. Siamo sotto un campo minato. Appena pesti una di queste si spacca in mille pezzi. Pum, esplode tutto. Ovviamente, cari vichinghi, per il nostro albero di Natale ricordatevi di spolliciare come i vichinghi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fateci sapere se anche voi avete già fatto il vostro albero di Natale. Manu, a che punto siamo? Dai, Alessio, veloci che altrimenti non finiamo più. Che abbiamo un sacco di lavoro da fare. Attacca le palline, tiè. Io riprendo e non faccio niente. No. Dai, sbrigati. Comincia a lavorare, scusate. No, dopo. Adesso. Ragazzi, è arrivata. No. Noemi, e adesso che avete tutte le palline è la fine, ragazzi, perché non faremo più l'albero. Vuoi fare l'albero di Natale con noi? Allontanatevi tutti. Noemi. Guardate, ragazzi, è la fine. Ha incrociato le palline. No, non iniziare a mangiare le palline di Natale che non si mangiano. Ci servono per l'albero. Ascolta, Noemi, noi ci stiamo impegnando per fare l'albero di Natale. Se tu ti comporti in questo modo, noi non ce la facciamo più. Il tempo a disposizione non basta. Grazie. Tieni, Noemi, questa qui. Che vuoi fare? Vuoi fare l'albero di Natale con noi oppure no? Dai. Grazie. Ah, guarda, ti passo le palline però. Tieni, Noemi, questa qua la vuoi? No, Noemi. Grazie. Ah, ci stavo pensando di mangiarsela, soltanto che poi ho detto no. Grazie. Ti passa le cose, brava Noemi, sei una valida assistente. A me, Noemi, a me. Brava, grazie. Pure a me. Brava Noemi. Allora, sinceramente mi aspettavo di peggio. Ci sta semplicemente passando gli addobbi. Qui, Noemi, qui. A me, Noemi. No, ad Alessio, a me. Io pure voglio gli addobbi. Brava. Sei decisa, uno tu e uno tu. A me di nuovo. A me. Ah, a mano stavolta, a mano, ok. Ragazzi, però abbiamo un piccolo problema. Se Noemi rimane qui insieme a noi, come faremo a fare l'albero? Non c'è problema, Vito. Mamma! Forse non hai capito, Noemi, ma ti vogliamo cacciare via. Come facciamo a mandarla via, visto che ci vuole aiutare? È solo apparenza, distruggere il nostro albero, sono sicuro. Ok, ragazzi, ci siamo liberati della piccola Noemi, ma abbiamo questa tregua soltanto per qualche minuto prima che inizierà a piangere. Vito, guarda che bella questa pallina. Bella, wow, mi piace. Ok, appendiamo le palline. Forza ragazzi, sbrigatevi. Devi lavorare, Vito. Devo riprendere o devo lavorare? Dimmelo tu. Tutte e due. E come faccio con una mano? Ci pensi io a riprendere? No, Alessio, sbrigati, dai. Le palline più grandi le mettiamo sotto, tipo questa qui. Tieni, mano. Vito, guarda che bella questa pallina. Qual è questa? Ma che? Ma sei tu? Sì, questa qui la mettiamo davanti all'albero. Guardalo quanto è megalomane, guarda. Davanti all'albero si è piazzato la sua pallina. L'albero di Manu. Muoversi, che altrimenti non finiamo più. Devi lavorare. Sto riprendendo io, è giusto, perché c'è qualcuno che chiaramente deve documentare tutta la situazione. Appoggia la telecamera e lavora. No, prendi questa, tiè. Questa blu che mi piace. Forza vichinghi, scrivete nei commenti Vito lavora. Ci deve essere qualcuno che dirige le operazioni in questa storia. Non fare il capocantiere. Già vi ho dato i miei preziosi suggerimenti. Allora ragazzi, secondo me questa pallina dovrebbe andare qui anziché lì. Siamo già a buon punto, abbiamo quasi messo tutte le palline, anche se ancora ne mancano un paio. Manu, prendi questa, al volo, bravissimo, che bella presa. Ale, a chi
acchiappa. No, ho sbagliato tutto. Sta arrivando Noemi. È la fine. Ciao Noemi, vieni qua. Entri in passerella, vai. Niente, hai iniziato a distruggere tutto. No. Guarda che bella. Che c'è, non la vuoi questa? No. Ma perché sei così? Prendi questa, la fragolina, tieni. Non la vuoi la fragolina, niente. Questa qui ti piace, questa? Ah, ok, quindi tu mi dai questa e ti do questa. Non si mangia, Noemi, non si mangia. Aspetta, che ci sono i brillantini, che schifo. Non si mangia. Oh. Bu. Bibidi. Ebi! Stavo cercando di creare un dialogo civile con la nostra Noemi, ma mi ha letteralmente parcheggiato. Se n'è andata via. Non so se riuscirò a superare questa cosa. No, sta distruggendo il nostro albero di Natale! Ho capito che vuoi darmi le palline, però non le devi staccare dall'albero, Noemi. Semmai le dobbiamo mettere nell'albero. Noemi, non puoi distruggere il nostro albero fatto con tanto amore. No, ragazzi, ha staccato le palline. Ti prego, lascialo stare l'albero di Natale che non ti ha fatto niente. Stai ferma, non ci fa. Manu, mi dai una mano, per favore? Andiamo a dormire, Noemi. Sì, andiamo a dormire. No, mi sa che non è convinta. Bene, ragazzi, le palline che abbiamo lasciato per terra stanno quasi per finire, perché abbiamo attaccato quasi tutto. I nostri valorosi operai stanno finendo l'albero di Natale. Guardate che già inizia a prendere forma. E in merito a questa cosa volevo fare una domanda tecnica a Manu. Manu, secondo te le luci vanno prima o dopo delle palline? Prima, perché dopo, se no, mi cadono tutte le palline. Qui invece abbiamo un altro esperto di alberi di Natale, il nostro Alessio. Alessio, secondo te le luci di Natale vanno prima o dopo? Secondo alcuni studi tecnici abbiamo constatato che la luce va prima. Addirittura studi tecnici? Sì. Per gli alberi di Natale? Sì. La forza di gravità spinge le palline verso il basso, mettendo un peso in più dopo. Quello che succede è che la forza di gravità spinge le palline a terra e cadono. Chiarissimo comunque, Alessio. Complimenti per la spiegazione. Non ci ho capito niente, ma complimenti. Perché non hai preso appunti. Bene ragazzi, a questo punto sto pensando di mollare e di andare via e lascerò il compito ai miei baldi giovani di finire quest'albero di Natale. Magari la prossima volta mi stupiranno con qualcosa di meraviglioso. Anche perché io devo fare il mio a casa mia. Non è che posso stare tutto il giorno qui. Ma se non stai facendo niente, aiutaci! Io sto collaborando al meglio, illustrandovi il modo corretto di piazzare l'albero di Natale. Anzi ragazzi, spostate l'albero un po' più in là, perché secondo me l'angolo di gradazione dovrebbe essere un po' da quella parte. Non fare la morale, aiutaci! Se proprio insisti, anch'io farò la mia parte. Allora, questa la piazzo... Dove la piazzo? Qui, guarda che bello qui. Ho sudato 7 camicie per mettere questa pallina. Anzi, non faccio più nemmeno quello. Forza! Che non finiamo più qua! Stai cominciando a darmi sui nervi. Ma io lo faccio per voi, per non darvi fastidio, perché se poi mi metto anch'io qua a fare l'albero, poi non potete fare più niente, quindi vi lascio spazio ai giovani. Cari vichinghi, mentre Alessio sta continuando a fare l'albero, ovviamente, il nostro Manu qui cosa mi ha portato? I biscottini. I biscottini. Allora, noi ci mangiamo un biscottino, uno io, uno tu, prenditi il biscottino. Ma sono a dieta, non è giusto! Noi no. Buono. Buono. Non è giusto. Che c'è dentro? Non ti interessa, fai l'albero. Nutella. Gli ha fatti la mamma. Tintin. Basta ragazzi, ho deciso. L'albero lo finisco fra un po'. Mi vado a mangiare i biscottini, ciao. Ma come, se ne va? Sono d'accordo con lui. Vado a mangiare un chicco d'uva. Un chicco d'uva? Che tristezza. E io che faccio, rimango da solo con l'albero? Sì. Nel prossimo video vi faremo vedere l'albero di Natale finito, però detto sinceramente non ho voglia di continuare anch'io, quindi vado a mangiare i biscottini insieme a Manu. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando di spolliciare come i vichinghi. Noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao! Wow!